di questa maglia che è bellissima. Io ho utilizzato per realizzarla Ighivisco di Tessiland. È un filato bellissimo e ha questo punto di viscosa lucida che interrompe l'opacità del filo vero e proprio e che rende il lavoro più prezioso. È per il 75% in cotone, 25% viscosa. Io per lavorarlo ho utilizzato un uncinetto numero 3. È molto scorrevole ed è interessante, è una novità della Tessiland e l'ho trovato davvero ottimo. Io per fare questa maglia senza maniche, una taglia L, ho utilizzato circa 300 grammi di filato. È anche molto lavorata, quindi posso dire che ha una resa ottima. Vi voglio presentare la maglia che ha alcuni punti di interesse, ma che non deve scoraggiarvi, cose che non devono scoraggiarvi, perché in realtà richiedono solo un po' di attenzione. Vedete, questa maglia ha una costruzione che parte dall'angolo e parte con un piccolo pezzetto. Questo spigolo che voi vedete va crescendo e man mano che cresce lo spigolo, noi andiamo ad inserire anche un altro punto, che è questo fiore bellissimo che rende la maglia preziosa e molto molto elegante. Inoltre abbiamo arricchito il collo con un orlo fatto con un punto semplicissimo, ma che lo rende ancor più elegante e raffinato. Quindi elegante il filato, elegante i punti, viene fuori una maglietta davvero portabile. Io vi indicherò i capitoli del video con i punti più importanti e che dovete necessariamente seguire. Dunque io partirò da qui e lo spigolo andrà crescendo. Man mano che cresce, inseriremo un'altra parte di maglia con la costruzione di quest'altro spigolo che è in diminuzione, mentre questo spigolo è in crescendo. È bellissima. Man mano che tendiamo a salire, inseriremo i fiori. I fiori cominciano con uno, poi saranno due, poi tre, fino ad arrivare qui sullo scollo che saranno sette, poi sulle spalle due, uno a destra e uno a sinistra. Lo stesso medesimo lavoro lo faremo per il dietro, con un'unica differenza lo scollo, che ovviamente sarà più alto, più chiuso, e pertanto i fiori arriveranno ad essere 8. Sì, ricordo bene, sono 8. Quindi ci sarà da porre solo giusto un po' di attenzione, ma poi saremo contente, felici di quello che avremo realizzato. Davvero una maglia inusuale che non vi capiterà di vedere spesso sul video e di sicuro non la vedrete realizzata in italiano, perché io stessa ho cercato nel web, ma in italiano questa maglia non l'ho trovata. È davvero un qualcosa di particolare che vi invito a realizzare perché vi darà grandi soddisfazioni. Un solo suggerimento, se mi consentite, è quello di vedere prima tutto il video dall'inizio alla fine, perché ci sono molti step importanti, e poi potete andare da sole tranquillamente.
vi lascio al video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie. Iniziamo con 29 catenelle, quindi facciamo il cappietto iniziale e contiamo 29 catenelle. Realizzate le quali ne aggiungiamo 3, 1, 2 e 3. Torniamo indietro di 2 catenelle, quindi dall'uncinetto entriamo nella sesta catenella e facciamo la prima di 3 maglie alte, quindi una, due e 3. Ora proseguiamo con 2 catenelle, ne saltiamo 2 di base, nella terza facciamo la prima di 22 maglie alte, quindi entriamo in ciascuna delle catenelle fino ad arrivare all'origine e facciamo 22 punti alti. Arrivati alla 22ª maglia alta, proseguiamo con 4 catenelle e voltiamo il lavoro. Ora prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia alta, entriamo nella terza dall'inizio del giro e facciamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo una maglia di base, facciamo una maglia alta, una catenella, saltiamo una maglia di base, una maglia alta. E proseguiamo così fino a finire la sequenza dei punti alti, ripetendo sempre la catenella e la maglia alta, catenella e maglia alta. Arrivati qui alla fine dei 22 punti alti, facciamo, finiamo qui nel penultimo punto alto, realizziamo un'altra catenella, entriamo con l'uncinetto nell'arco delle 2 catenelle e realizziamo 2 maglie alte, quindi una e due, seguite da 2 catenelle. Qui arriviamo nell'angolo e andiamo a creare un aumento, quindi prendiamo l'uncinetto, entriamo nel riquadro dell'angolo e realizziamo 3 maglie alte, quindi una, due e tre, 4 catenelle, proseguendo qui sul fianco del lavoro. Realizziamo altri 3 punti alti. Ecco il lavoro che stiamo ottenendo. Quindi stiamo andando a crescere verso un fianco della maglia. Ora ricominciamo il giro con 4 catenelle. Dopo le 4 catenelle, voltiamo il lavoro, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto delle 4 catenelle del giro precedente, entriamo e facciamo 3 maglie alte, quindi una, due, tre.
3 maglie alte seguite da 4 catenelle e 3 maglie alte nello stesso archetto. Due catenelle ed entriamo nell'archetto delle 2 catenelle, facciamo 2 maglie alte e a seguire una maglia alta per ciascun punto che troviamo sotto. Quindi faremo una maglia alta su maglia alta su catenella e maglia alta su maglia alta fino a fine giro. Finito il giro delle maglie alte, ricominciamo con i riquadri vuoti, quindi con 4 catenelle si volta il lavoro e saltando una maglia alta di base entriamo nella terza dall'inizio del giro e realizziamo una maglia alta seguita da una catenella. Questo fino all'archetto di 2 catenelle che troviamo poco prima dell'angolo. Realizzato l'angolo faccio 2 catenelle, una l'avevo già fatta, e qui nello spigolo realizzo 3 maglie alte, di cui 2 libere e la terza entrando con l'uncinetto nella catenella. Ho completato quindi anche l'angolo sul fianco. Arrivati qui sull'archetto, poco prima dell'archetto delle 2 catenelle, ho realizzato la maglia alta, realizzo una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nell'arco delle 2 catenelle e realizzo dentro a questo arco 2 maglie alte, seguite da 2 catenelle. Entro nell'angolo e realizzo 3 maglie alte, 4 catenelle, 3 maglie alte. Ecco che ci ritroviamo sulla parte opposta del lavoro, sul fianco, per meglio dire. Proseguiamo con 3 catenelle, voltiamo il lavoro e proseguiamo con 5 maglie alte, quindi maglia alta su maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle per un totale di 5. A questo punto facciamo le 2 catenelle ed arriviamo all'angolo dove come costante realizziamo le 3 maglie alte, 4 catenelle e 3 maglie alte. Dopo l'angolo realizziamo sempre 2 catenelle. Entriamo nell'arco del giro precedente con le 2 catenelle e realizziamo 2 maglie alte. Riprendiamo ora tutti i punti, sia i punti alti che le catenelle, e li lavoriamo tutti a maglia alta, arrivando all'inizio del giro. Facciamo altri 2 giri con questa sequenza, quindi un giro con gli archetti vuoti, un giro a maglie alte. Vi mostrerò per i prossimi 2 giri solo la fine del giro, dove ci saranno dei punti diversi rispetto alla
sequenza che invece in questa prima parte è uguale fino all'angolo. Dunque, ricominciamo il giro con le 4 catenelle e realizziamo gli archetti vuoti. Ci vediamo subito dopo l'angolo e vi spiego come procedere. Dopo aver realizzato l'angolo, si ricomincia la sequenza così come la facciamo, come la realizziamo prima dell'angolo. Quindi, prima dell'angolo cosa facciamo? 2 maglie alte, 2 catenelle, poi facciamo l'angolo. Da quest'altra parte facciamo la stessa cosa, quindi 2 catenelle, ovviamente in maniera speculare. Quindi 2 catenelle, 2 maglie alte nelle 2 catenelle del giro precedente e poi concludiamo con una catenella, saltiamo una maglia e facciamo una maglia alta, una catenella e per finire il giro finiamo con 2 maglie alte, quindi una e due. Ora ricominciamo il giro con il giro di maglie alte, quindi con il giro pieno, per definirlo così. Facciamo 3 catenelle. E riempiamo tutti i vuoti con le maglie alte, quindi facciamo maglia alta su maglia alta su catenella e nell'archetto delle 2 catenelle 2 maglie alte, quindi qui una, ecco qui, troviamo l'archetto con le 2 catenelle prima dell'angolo e realizziamo 2 maglie alte. Subito prima dell'angolo 2 catenelle e poi l'angolo come sempre, quindi 3 maglie alte, 4 catenelle, 3 maglie alte. Subito dopo l'angolo 2 catenelle, una e due. E ora proseguiamo a maglia alta riempiendo tutti i vuoti e 2 maglie alte nell'arco delle 2 catenelle. Dopo i primi 7 giri che vi ho spiegato passo per passo, faremo l'ottavo giro, che sarà nient'altro che il giro degli spazi vuoti, quindi di una maglia alta, una catenella su tutte le maglie alte, prima dell'angolo 2 catenelle, facciamo l'angolo seguito da 2 catenelle e poi facciamo le 2 maglie alte nell'archetto e i riquadri cominciano anche su quest'altro lato che si sta aggiungendo, finiamo con 2 maglie alte. Finito l'ottavo giro, dal nono giro comincerà il disegno, quindi la sequenza del disegno del fiore. Dunque, noi adesso ci troviamo sul fianco della maglia, quindi ricominciamo dal fianco. Arriveremo qui dove saranno posizionati i fiori e vi mostrerò come cominciare questo disegno. Dunque io inizierò il punto pieno ed arriverò ad un certo punto dove poi vi mostro cosa fare. Ho proseguito fermandomi 6 archetti prima della fine del giro. A questo punto cominciamo il disegno del fiore. Quindi facciamo una catenella, saltiamo la catenella di base e realizziamo una maglia alta su maglia alta. Una maglia alta sulla catenella ed una maglia alta su maglia alta.
A questo punto realizziamo tutti i spazi vuoti, quindi catenella e maglia alta su maglia alta, catenella, maglia alta su maglia alta, realizzando così 4 archetti. E qui comincia il primo fiore. Dunque, qui realizziamo il fiore, quindi sui primi archetti realizziamo il primo fiore. Qui continuiamo il disegno con gli archetti pieni e gli archetti vuoti. Ricominciamo il giro con 3 catenelle. Voltiamo il lavoro e seguiamo il disegno del fiore. A questo punto facciamo una quarta catenella e maglia alta su maglia alta. Una catenella, maglia alta su maglia alta. Qui di nuovo catenella e maglia alta su maglia alta. Ora facciamo maglia alta su catenella, maglia alta su maglia alta. Questa è la punta del fiore, dunque cominciamo con i raggi interni del fiore e realizziamo una catenella di 5. Realizzate le 5 catenelle, saltiamo una maglia alta, entriamo nella successiva e realizziamo 1, 2, 3 maglie alte. Ecco che i raggi del primo fiore sono stati creati. Dobbiamo proseguire con il disegno degli archetti vuoti. Quindi proseguiremo con una catenella ed una maglia alta e con la sequenza dell'angolo normalmente anche su questo lato qui. Fatto il giro di ritorno a punto pieno, mi sono fermata 2 archetti prima del fiore per mostrarvi come si continua col disegno del fiore. Dunque, io mi sono fermata con la maglia alta sulla maglia alta, 2 archetti prima del punto pieno. Ora facciamo così: una catenella, maglia alta su maglia alta, maglia alta sulla catenella, maglia alta su maglia alta. Ora facciamo un altro raggio del nostro fiore. Quindi realizziamo una catenella di 6 maglie. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Saltiamo il gruppo di catenelle, saltiamo 2 maglie alte. Sulla terza realizziamo una maglia alta su maglia alta sulla catenella che segue, maglia alta su maglia alta. Una catenella, si salta la catenella, maglia alta su maglia alta, si finisce con 2 maglie alte. Una e due. E abbiamo così realizzato il secondo giro del disegno del fiore. Iniziamo il terzo giro del disegno del fiore con 4 catenelle, si volta il lavoro, si salta una maglia alta, si fa una maglia alta sulla terza, così, poi maglia alta su catenella,
maglia alta su maglia alta. Ora il terzo raggio è formato da 10 catenelle, quindi le realizziamo. Saltiamo le catenelle sottostanti, 2 maglie alte, sulla terza realizziamo una maglia alta, una maglia alta sulla catenella ed una maglia alta sulla maglia alta. E questo è il terzo giro del fiore. Niente di che. Ora ricominciamo il disegno dei punti vuoti, il giro degli archetti vuoti fino all'angolo qui, dove vi mostro cosa faremo. Arrivati a questo punto, ho finito il giro di blocchetti vuoti, dobbiamo fare questo. Realizziamo una catenella di 29 maglie, così come abbiamo fatto all'inizio della maglia. E ricominciamo un nuovo blocco di questo angolo accanto a quello che già abbiamo. Quindi ci rivediamo appena ho finito di fare le 29 catenelle. Realizzate le 29 catenelle, ne aggiungiamo 3 e torniamo indietro di 2. Qui entriamo e facciamo la prima di 3 maglie alte, quindi una, due, tre maglie alte nelle successive 3 catenelle, 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base nella terza, quindi 1, 2, qui nella terza entriamo e realizziamo 20 maglie alte. Quindi torniamo indietro sulla catenella e realizziamo 20 maglie alte.